Santa Lucia Mariella, Lucia Loredana Maria, Diacono Paolo Maria, Margherella Giarlanda, Piro Calogero, Alberto Calogera, Mazza Vita Maria, presenta, Di Giovanna Antonino, presente, Lachina Francesca, presente, Mira Giovanni Paolo, presente, Bella Francesca, presente, Cuffaro Piscitello Giovanni, presente, Cucciole di presente, Indelicato Angela, presente, Scibetta Giuseppe, presente, Guaraggi Salvatore, non ancora. La prossima volta. Ok, no. 9 presenti, il numero legale raggiunto, dichiaro aperta la seduta. E sulla Toni, Cuccio, Piro e Cuffaro. Andiamo alla lettura del primo punto all'ordine del giorno. Lettura ed approvazione per i risultati nelle precedenti sedute di Consiglio Comunale, dal numero 41 al numero 42 del 2019. Se non ci sono valutazioni passiamo direttamente alla votazione. Tranne poi questo consigliere Assange, allora con il Vabbè, chi è d'accordo che si seduto, chi è contrario si alzi. Il consiglio approva all'unanimità. Dal 41 al 42, sì. Secondo punto all'ordine del giorno, surroga del consigliere comunale dimissionario con il terzo dei non eletti, con valida verifica delle condizioni di eleggibilità e candidabilità, esame delle eventuali cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, giuramento del consigliere neoeletto signor Salvatore Guarraggi. Passo la parola alla dottoressa sì. Bruno. Illustro io, è noto a tutti che in data 27 gennaio, più o meno l'evento è noto, la data magari non a tutti, il consigliere comunale Loredana Maria Lucia, appartenente al gruppo Voltiamo Pagina, ha rassegnato le proprie dimissioni. Per espressa previsione di legge, a sensi dell'articolo 38 del TUEL, si deve provvedere a un gruppo misto, era passato al gruppo misto. Gruppo misto, sì, è stato riportato così perché sono stati presi i dati dal verbale, diciamo, originale, esatto, di nome. Dicevo, in adempimento di un articolo del TUEL bisogna provvedere, il Consiglio ha la competenza a provvedere in merito alla surroga entro 10 giorni, il termine non è perentorio ma viene osservato in questo caso. L'articolo 45 dispone poi che il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante in qualsiasi caso anche sopravvenuto attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. È stata avviata la procedura, è stata acquisita la disponibilità del loggia assessore Guarraggi ad assumere la carica di consigliere in quanto era il successivo nella lista. Di altro posso dirvi che adesso ci troviamo nella situazione in cui si deve procedere alla surroga previa verifica delle condizioni di incandidabilità e incompatibilità e ineleggibilità. Di fatto noi abbiamo agli atti una dichiarazione dell'assessore Salvatore Guarraggi che dichiara espressamente di possedere i requisiti per l'assunzione alla carica di consigliere comunale di Siculiana, non versando in alcune delle ipotesi di ineleggibilità, incandidabilità e incomperibilità previste per la carica di consigliere comunale, secondo le vigenti disposizioni in materia, comunque di non trovarsi in nessuna condizione ostativa all'assunzione della carica di consigliere comunale di Siculiana, di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 9 della legge regionale 186, di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 10 della legge regionale 3186, di non essere nelle condizioni di quell'articolo 143,11 del decreto legislativo 2267 e di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 235 del 2012. Inoltre attesta, ai sensi dell'articolo 7,8 della legge regionale 792, come sostituito dall'articolo 1,8 della legge regionale 3597, di non essere stato raggiunto, ai sensi dell'articolo 369 del codice procedura penale, la formazione di garanzia relativa al diritto di associazione per delinquere di stampo mafioso e di non essere stato proposto per una misura di prevenzione, di non essere stato fatto oggetto di avviso orale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 159 del 2011, di non essere coniugato, ovvero convivente con persona condannata con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso
ed inoltre che lo stesso e il coniuge al convivente non sono parenti fino al primo grado legabili a vincoli di affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passato in giudicato, per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Inoltre, attesta l'insussistenza di cause di incomperibilità e compatibilità senza quegli effetti del decreto legislativo 39/2013 e incandidabilità ai sensi del decreto legislativo 235/2012. Non dato lettura perché di fatto la verifica dell'insussistenza di tutte le cause che vi ho riferito è già in parte attestata da questa dichiarazione, pertanto se taluno di voi fosse a conoscenza di cause di incomperibilità e incompatibilità o volesse che il in questa sede io dovessi ritenesse opportuno approfondire le norme che le disciplinano, io potrei darne lettura. Diversamente, se ritenete non ci siano cause di questo genere, se per voi va bene, possiamo ritenere, diciamo, la verifica posta in essere. Mi rimetto al consiglio, ovviamente io sono qua con tutta la normativa, mi è stato chiesto un po', come dire, di fare questa, come dire, cambiare un po' il procedimento, visto che siete freschi di surroga. Sì, la volta che è stata data lettura delle norme, quindi se voi lo ritenete le posso rileggere, altrimenti no, segretario, per quanto mi riguarda fondamentalmente noi già abbiamo avuto modo di conoscere nel dettaglio le norme quando fu l'occasione della precedente surroga e quindi le conosciamo, quindi prendiamo atto sostanzialmente della dichiarazione che fa ovviamente sotto la propria responsabilità delle dichiarazioni eventualmente mendaci del consigliere, quindi ne prendiamo atto. A questo punto possiamo passare al processo verbale di giuramento. L'assessore Guarraggi ha pregato di fare pronti per il giuramento. Assessore Guarraggi, prego. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo di coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Allora può firmare il consigliere Guarraggi. Secondo quello della surroga sua siamo stati due leggere normativa. La prima volta l'altro già come passano. Bene, procediamo comunque con la votazione per presa d'atto. Sì, chiede la parola consigliere Lacuna. Io semplicemente volevo ringraziare chi mi ha accompagnato in questo percorso politico, amministrativo, che è la consigliere Lucia, che è stata di grande supporto, sostegno ed è stata anche un grande presidente del Consiglio Comunale. Colgo l'occasione per augurare un buon lavoro all'assessore Guarnaggi. Grazie. Mi associo anch'io, ringrazio il consigliere Lucia per il contributo dato finora e porgo i migliori auguri al consigliere Guarnaggi. La ringrazio anche a nome del gruppo Progetto Comune. Grazie. Bene, procediamo comunque. Sì, ovviamente anche io come capogruppo abbiamo appreso con enorme dispiacere le dimissioni della consigliera Lucia. Concordo con quanto appena detto dal consigliere Lachina, che ovviamente è stata una grande presidente del Consiglio, ha fatto bene il suo lavoro e quindi, come dire, adesso porgiamo i migliori auguri al nuovo consigliere che possa lavorare in serenità. Grazie. Tanti auguri. E anche noi per il gruppo di maggioranza ringraziamo il lavoro svolto dal consigliere con il gruppo di maggioranza Lucia e facciamo i nostri migliori auguri per il nuovo ingresso del consigliere Guarnaggi nel nostro gruppo, ma già era così. Grazie da poco. Un applauso a tutto Guarnaggi. Preso addirittura il doppio applauso da assessore e da consigliere.
dobbiamo procedere comunque alla votazione per la presa d'atto della surroga. Quindi chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alzi. Consiglio approva all'unanimità. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento comunale per dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, testamento biologico e tenuto registro DAT. Proponente la dottoressa Bruno. Prego. Abbiamo una proposta. Per voi. Andiamo a per legge. Facciamo un zoom anche per chi ci segue a casa. Allora, con una legge nazionale del dicembre del 2017, la legge 219, è stato fatto un passo in avanti per la tutela sui trattamenti delle terapie che possono o non possono essere praticate nei confronti di persone che alla data della dichiarazione sono in pieno possesso delle loro facoltà mentali e delle, quindi della loro capacità di scelta. Questo che significa? Significa che storicamente questa legge ha un po' dipanato quelle che erano le varie interpretazioni, le varie posizioni verificatesi negli anni precedenti per casi che hanno toccato moltissimo tutte le persone, il caso di Eluana Englaro per esempio, quando il padre decise di porre fine ai trattamenti sanitari nei confronti di questa povera ragazza che era rimasta assolutamente incapace non solo di intendere di volere per diversi anni, e il padre vedendo che non c'era, prendendo i medici naturalmente, non c'era più possibilità di sopravvivenza, ha deciso in maniera molto coraggiosa, perché sappiamo benissimo cosa possa significare per un genitore dire staccate tutti questi macchinari che tengono in vita artificialmente mia figlia, sapete che significa? Ha dovuto affrontare appunto perché non esisteva una norma che potesse potesse in quel momento supportare questa decisione o avesse reso possibile a chi si fosse trovata nelle stesse condizioni di questa povera sfortunata ragazza. Guardate che ce ne sono stati tanti e continuano ad essercene tanti, per poter avere la piena coscienza di quella che è la volontà della persona di praticare o non praticare delle cure alternative, delle cure feroci, delle cure distruttive alle volte, per cercare di un mantenimento della vita senza nessuna capacità più intellettiva, quindi di una vita completa, ma di una vita a livello esclusivamente vegetativo. Quando è venuta fuori questa norma, tanto io che la segretaria siamo state, possiamo dire, sensibilizzate a procedere nell'istituzione del registro delle disposizioni anticipate di trattamento da un gruppo di persone che adesso non vado a chiedere se fosse una questione religiosa, etica o di quale altra natura, però queste persone mettono in evidenza come l'esistenza di una legge che in ogni caso potesse dare la possibilità alla gente adesso in piene condizioni di salute, in piene condizioni di scelta, di poter decidere su quello che potrebbe essere fatto nel momento in cui le proprie condizioni fisiche e quindi anche mentali
potessero impedirgli di decidere in maniera autonoma. Ecco perché ne parlammo con l'amministrazione, che condivise questa scelta, tant'è che l'approvazione del regolamento venne inserita negli obiettivi che venivano, che furono dati, come sono dati ad ogni responsabile di posizione, e ci cominciai a lavorare. Capisco che il problema può essere un problema, essendo nuovo, di difficile comprensione per alcuni, però io rappresento che tanto un funzionario che si trova a dover proporre un atto, tanto un'amministrazione pubblica che è poi demandata anche in parte l'assolvimento di questi di determinati obblighi, debba dare riscontro indipendentemente dalla propria considerazione, dalle proprie valutazioni personali, soggettive, morali. Tra l'altro, dalle mie ricerche è venuto fuori proprio l'esposizione e la raccolta in questo regolamento di una serie di dichiarazioni che vanno rese, che tutelano, possiamo dire, al 100% le persone, anche nel caso che decidessero di modificare quelle che sono le volontà precedentemente espresse, o di, e la libera scelta di nominare o non nominare un fiduciario, o qualora si fosse nominato un fiduciario che non si fosse ritenuto più fiduciario nei tempi successivi, poter revocare e sostituire. Quindi per me, d'altra parte devo pure dire, il nostro obbligo è quello di mantenere presso l'ufficio dello Stato Civile un registro delle DAP, delle disposizioni anticipate, che noi, perché si tratta della raccolta di una sorta di testamento biologico da conservare in busta chiusa, controfirmati eventi da parte delle persone interessate e con tutte le precauzioni necessarie per il caso, molto delicato e molto risolutivo per certi aspetti. Quindi la Giunta ha già espresso con propria deliberazione il proprio assenso alla tenuta del registro, però è chiaro che doveva essere presentato il regolamento che desse anche a chi verrà dopo di noi e quindi si ritroverà a dover applicare questa legge tutte quelle che sono le disposizioni conseguenziali all'adozione, all'osservanza di questa legge nazionale, tutti quelli che sono i passaggi che devono essere seguiti. Quindi questo è tutto quello che c'è da dire. Se avete una questione, diciamo, per maggiore fundiglio, è il caso secondo me leggervi quello che poi materialmente deve essere sottoscritto, cioè che cosa si articola praticamente questo testamento biologico, perché in allegato alla proposta c'è il format, quindi questa dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari, quindi oltre a l'indicazione del sottoscritto, il consenso informato sullo stato di salute che è ormai prassi, la disposizione generale prevede che il soggetto dichiarante disponga che i trattamenti siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza, oppure non siano continuati se sono positive, no? E negative, esatto, poi siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di demenza avanzata e viceversa, poi siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di paralisi con incapacità totale di comunicare verbalmente per iscritto grazie all'uso di mezzi tecnologici. Cioè sostanzialmente queste sono le dichiarazioni che il soggetto è chiamato, se lo vuole fare ovviamente su base volontaria, a rendere. E poi c'è anche la modulistica che prevede il ritiro delle disposizioni anticipate al trattamento con indicazione eventualmente di un altro soggetto, con possibilità, come peraltro per le ultime volontà, per l'ipotesi testamentaria, di revocare sempre la propria volontà laddove venisse per caso ad essere effettuata una nuova valutazione da parte della persona. Quindi questo è un po'... la tematica è questa. La tutela al massimo la persona che sì. Sono valutazioni da parte dei consiglieri al riguardo? Sì, no. Prego. Presidente, solo diciamo una precisazione.
dico, sicuramente l'argomento è un argomento molto importante, sì, che sicuramente, dico, al di là di quelle che possono essere le convinzioni religiose, morali o etiche, sicuramente è un grandissimo passo avanti verso chi a un certo punto della propria vita decide di disporre di quella che sarà la propria condizione anche da un punto di vista del trattamento sanitario in un momento in cui non sarà appunto nelle condizioni di poter decidere per sé. E quindi dico, questo è un grande senso di civiltà giuridica, un grande passo avanti sicuramente. Proprio per questo io ho dato una lettura veloce al regolamento, che trovo sostanzialmente un buon regolamento. L'unico mio dubbio riguarda l'articolo 5 per quanto riguarda la modalità di disposizione, e cioè nel momento in cui si dice che il disponente potrà consegnare personalmente all'ufficio che cura la tenuta del registro le DAT redatte in forma scritta con data certa e sottoscrizione del soggetto interessato maggiorenne. In realtà in questo diciamo articolo non viene specificato la tipologia della sottoscrizione. Mi spiego meglio. Un soggetto, in questo caso il disponente, nel momento in cui fa la disposizione la sottoscrive, secondo me dovremmo alzare il livello di certezza della sottoscrizione, cioè non basterebbe secondo me la mera sottoscrizione, ma che la stessa sia autenticata ad esempio da un pubblico ufficiale o da un notaio. Questo perché? Perché magari in un momento storico di un soggetto, il soggetto che poi dovrebbe essere il suo di fiduciario potrebbe per assurdo allegare la disposizione semplicemente con una carta d'identità e quindi manomettere o comunque sostituirsi al disponente, e di fatto l'amministrazione la dovrebbe prendere necessariamente per autografa, ma così non è. Quindi la sottoscrizione, oltre ad essere autografa, dovrebbe essere anche autenticata da un pubblico ufficiale che accetti che quella disposizione poi inserita all'interno della famosa doppia busta sia proveniente dal soggetto che dispone, perché non stiamo disponendo di una macchina, stiamo disponendo di un trattamento sanitario su una persona per un momento futuro in cui la stessa sarà assolutamente incapace di intendere e di volere. Allora qua all'interno della proposta già era, infatti ricordavo, considerato evidentemente si deve fare solo una prelibazione, sì, ma questo è il senso, considerate non sì, redatte, come previsto dall'articolo 4.6, sono redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente dal disponente. È una giusta osservazione, perché la riferibilità della dichiarazione della manifestazione di volontà al soggetto deve essere acclarata. Assolutamente, non deve essere dubbio. Quindi se questo è così chiaro all'interno della proposta, se non lo è all'interno del regolamento. Del regolamento no, altrimenti bisognerebbe. Vediamo l'articolo 4. Sì, o aggiungere un capoverso in cui si dice relativamente alle modalità di sottoscrizione si rinvia all'allegato, al dettaglio, cioè in modo tale che si ha poi la consapevolezza. Allora, verifichiamo l'articolo. Che cosa mai ci fa un'aggiunta? Si sa, no, queste sono cose delicate. Sono cose delicate. Vuoi essere in ballo? Sufficiente avere la disponibilità della carta d'identità di un soggetto? No, ma è anche in base a chi è nelle condizioni. Cioè, può essere anche cioè, non ci deve essere dubbio sulla corrispondenza delle volontà alla persona. Tieni in conto che deve essere autenticata. Qua poi l'articolo 5 espone quelle che sono le modalità, però che sia autenticata lo diciamo, cioè lo dice lo stesso regolamento, non solo il modo. Ecco, nel caso in cui il fiduciario sia impossibilitato a recarsi personalmente presso gli uffici comunali, la dichiarazione di accettazione della nomina sottoscritta con primo fotografo del fiduciario può essere consegnata dal disponente con redatta di copia. Vabbè, ma questo è un altro articolo. No, vabbè, ma il fatto che sia autografa non significa necessariamente che sia autografa. È stato messo all'inizio, e quindi sostanzialmente, per ricapitolare, il dubbio nasceva da quale?
visto che il 4 dispone questo, cioè, Gessi diceva che non era già indicato nelle premesse. Esatto, è indicato nelle premesse. Il 5 in altri articoli del regolamento, mentre quella è la modalità operativa, l'articolo 5 più. Esatto. Sì, sì, sì. L'importante è che non ci siano tutti. No, 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 è già scritto prima. Esatto, bene, ma bene. Poi diciamo non è bene chiarito di nuovo. Come non viene ripetuto, ecco, proprio nella parte in cui parla delle modalità di presentazione. Ma già si sapeva, cioè non si può proseguire nella consegna se prima non c'è la scrittura privata. Accordo pubblico, scrittura privata indicata. L'alternativa alla presentazione personale. Personale, fa pure rispondere. Quindi che la firma in questo caso venga dinanzi, sì, al funzionario che il riconoscimento con documenti. E nel registro faremo prevedere la voce quando si dice numero uno, consegna effettuata direttamente dall'interessato, presenza del funzionario. Ci sono altre valutazioni da parte dei consiglieri? Prego. Quando ci riguarda, come gruppo consigliare, siamo a favore della proposta della dottoressa Brum, anche perché è una possibilità di fatto di tutela di tutti noi. Condivido la precisazione che ha fatto la consigliere Mazza. Ho capito il regolamento che ormai tanti comuni stanno adottando. Consigliere Di Giovanni. Sì, va bene, pure per noi, la condividiamo la proposta a te, diciamo è un passo avanti per chi vuole affrontare una tematica così importante e vuole porre dei limiti e delle scelte che non competano ad altre persone per compiere questo caso. Procediamo a questo punto con la votazione. Chi è d'accordo resta seduto, chi è contrario si alzi. Il Consiglio approva all'unanimità. Quarto punto, che deriva da un'integrazione al Consiglio di oggi, esami della necessità e dell'urgenza. Sì, facciamo. Sei d'accordo? Prego. Come? Solamente i motivi dell'urgenza. Allora, i motivi dell'urgenza derivano dal fatto che domani ci sarà un incontro con il Vice Ministro, ci parteciperanno i sindaci della provincia di Agrigento, ci sarà anche una delegazione dei presidenti dei consigli comunali di alcuni comuni, quindi parteciperà una delegazione, e quindi l'intento era quello di presentarsi anche con una delibera in cui venissero consegnate appunto al Vice Ministro quelle che sono le precarietà della provincia di Agrigento in termini di infrastrutture, e poi, come avete avuto modo di vedere, poi ora daremo lettura anche della proposta, abbiamo anche inserito una specifica problematica che riguarda il nostro territorio, in particolare la strada provinciale che porta a Montallegro, dove c'è l'interruzione sul torrente Canne. Altri comuni chiaramente faranno riferimento ad altre problematiche, quindi l'esigenza era quella di presentarsi domani all'incontro con una delibera che verrà consegnata al Vice Ministro, quindi da lì l'esigenza di integrare con i termini non c'eravamo, e quindi si è dovuto fare con l'urgenza. Ad ogni modo ci deve essere una votazione, quindi chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alzi. Consiglio approva l'unanimità. Procediamo con la lettura del punto. Il fatto costituzione tavolo tecnico istituzionale, sensibilizzazione governo nazionale e regionale sul tema della carenza delle infrastrutture viarie della provincia di Agrigento. Il proponente sono io, do lettura della proposta. Premesso che la manifestazione popolare del 25 gennaio ha messo in marcia migliaia di cittadini indignati per lo stato di isolamento in cui si trova la provincia di Agrigento a causa dell'estrema precarietà delle infrastrutture viarie interne, delle arterie stradali e delle reti ferroviarie che la collegano ad altre aree della Sicilia e che rischiano di condannare il territorio ad uno stato di sottosviluppo quasi irreversibile, marcandone ulteriormente la marginalità dei suoi abitanti e delle attività economiche che insistono sul territorio.
premesso che a partire da questa consapevolezza si è dato vita ad un battello sociale che vede protagonista tutti i sindaci della provincia e che sta creando momenti di confronto per fare in modo che le autorità competenti possano ascoltare la voce di chi reclama la massima attenzione su criticità più volte denunciate che compromettono notevolmente la mobilità delle popolazioni interessate e la possibilità di crescita economica di un'area con grandi potenzialità. Premesso che tutti i soggetti coinvolti in questo percorso hanno deciso di scegliere le forme più opportune di sensibilizzare il governo nazionale, il governo regionale, l'ANAS, le autorità portuali e le ferrovie dello Stato affinché si possa tempestivamente dare vita a tavoli tecnici per fare il punto della situazione e individuare percorsi più idonei per eliminare lo stato di isolamento in cui versa la provincia. Premesso che ci si attende che da questi tavoli debbano emergere proposte concrete e precisi riferimenti temporali per comprendere quanto tempo occorre per completare i tavoli dei cantieri aperti, quali interventi si intendono programmare per intervenire su quei collegamenti viari i cui livelli di pericolosità sono divenuti insostenibili, per non parlare della viabilità interna che spesso lascia isolati alcuni centri a causa della fragilità di collegamenti stradali dei costi fatiscenti. Premesso che le priorità individuate ricadono sul completamento rapido dei lavori della strada statale 640, della 185, dell'ammodernamento della strada statale 115, manutenzione ordinaria del ponte sul fosso delle canne al chilometro 1+375 lungo la strada provinciale 75 Siculiana Montallegro e messa in sicurezza del costone adiacente in ossequio al progetto esecutivo dei lavori trasmesso al Dipartimento regionale della Protezione Civile in data 27/7/2017. Il Presidente del Consiglio Comunale Siculiana propone che trattandosi di opere funzionali alla crescita sociale ed economica del territorio esiste la necessità di monitorarle nel modo dovuto per quanto concerne i percorsi burocratici, tecnici e di finanziamento, al fine di evitare che i ritardi registrati aggravino ulteriormente i disagi della popolazione, compromettendo inoltre le attività produttive e potenzialità turistiche locali. Al fine di seguire da vicino l'evolversi della situazione, chiede inoltre la costituzione di appositi tavoli tecnico-istituzionali che possano seguire, vigilare e intervenire affinché le opere indispensabili siano al più presto programmate, realizzate e rese fruibili per la collettività. In tal senso stabilisce di proseguire il percorso di sensibilizzazione sul tema delle infrastrutture con il supporto della Prefettura, in collaborazione con le forze sociali e l'ufficio di pastorale sociale dell'Arcidiocesi, al fine di attirare l'attenzione del governo centrale e di quello regionale su una situazione che penalizza oltremodo la provincia e ne condiziona la possibilità di crescita in attesa degli esiti successivi all'incontro del giorno 8 febbraio con l'onorevole Cancelleri per fare il punto della situazione alla presenza dei rappresentanti di ANAS, del Ministero delle Infrastrutture e dell'Assessorato regionale competente. L'incontro di domani sarà presente anche in mancanza del sindaco l'assessore Guarraggi, così come siamo stati anche presenti, è stata presente una delegazione alla manifestazione del 25 gennaio, a cui ho partecipato io, l'assessore Guarraggi, il sindaco e tanti altri cittadini del nostro comune che hanno potuto partecipare. Sentiamo le considerazioni dei consiglieri. Prego, consigliere Latino. Signor Presidente, noi siamo chiaramente a favore di questa costituzione di tavolo tecnico, sperando che si possa ottenere qualcosa di concreto, perché da oggi la provincia di Agrigento è una provincia piena di cultura, però di cui tutti ci vantiamo, anche la classe politica. Ci vantiamo solamente a parole, però poi nei fatti becchiamo tanto. C'è da considerare che la provincia di Agrigento ha anche avuto cariche istituzionali di grande rilievo e che oggi
devono essere i sindaci, la Chiesa a promuovere manifestazioni di questo genere. Per quanto mi riguarda personalmente, ma penso anche a nome del gruppo, la situazione genera vergogna e preoccupazione, perché dietro a questi problemi infrastrutturali c'è anche la perdita di vita di alcune persone, famiglie che muoiono dentro per la perdita di figli, di nipoti, e la politica non può più non tenere conto di questa situazione. Quindi va bene la costituzione di questo tavolo tecnico, va bene della presenza del Vice Ministro, però dico, l'obiettivo ormai è chiaro, questi cantieri che chiudono, aprono, cioè chi c'è dietro, cosa c'è dietro? Sicuramente, come anticipato prima, c'è dietro anche la perdita di alcune persone. Questo personalmente, all'età che ho e facendo parte delle istituzioni, mi crea tanto dispiacere e tanta vergogna. Per cui, come anticipato poc'anzi, il gruppo Progetto Comune a favore di questa costituzione di tavolo tecnico. Grazie per l'impegno che l'amministrazione ha preso dinanzi alle istituzioni quale la prefettura. Mi auguro, ripeto, che venga a svolto un buon lavoro. Grazie. Ci dobbiamo provare chiaramente, chi ha rappresentato la provincia di Agrigento e la Sicilia in questi anni a livello regionale e nazionale sicuramente poteva fare più dei cittadini indignati del cartello sociale che sta nascendo, però dico, questo è un movimento apolitico che si è creato di fatto alla manifestazione del 25 aprile proprio per sottolineare la politicità dell'intervento. Ha parlato soltanto Don Mario Socio, quindi non ci sono stati nemmeno interventi da parte dei vari sindaci. Chiaramente far rabbia con un territorio così bello come quello della provincia di Agrigento, poi di fatto non abbia le infrastrutture adeguate a renderlo fruibile. Cioè, basta immaginare che l'aeroporto più vicino, qualunque sia, dista almeno 2 ore, non c'è un'autostrada, non arrivano navi da crociera. Ora forse arriveranno finalmente a Portembello, ma non saranno sicuramente quelle più grandi, e finora non sono arrivate. La rete ferroviaria in molti tratti è dismessa, e allora chiaramente ci si rende conto che fare turismo con queste infrastrutture è veramente complicato. Quindi in quel senso è quello di stimolare chi di competenza a dare dignità a infrastrutture e valorizzare la nostra provincia. Ci proviamo, fermo restando che chi ci ha rappresentato finora sicuramente poteva fare di più. Ci sono altre valutazioni? Sì, ovviamente non c'è molto da dire, dico, sicuramente lodevole quest'idea della costruzione di un tavolo tecnico che potrebbe segnare l'inizio comunque di un percorso serio volto a capire comunque quelle che sono le reali criticità del nostro territorio, però quello che fa specie è che prima ancora di muoversi appunto la società civile, la Chiesa e i sindaci, che molto spesso o quasi sempre vengono lasciati soli dalle istituzioni più alte, dai livelli più alti, perché un sindaco da solo può fare poco di fronte ad una realtà strutturale di un paese che lascia poco all'immaginazione. Più che di una rete viaria non c'è proprio nulla, cioè se parliamo del sistema di collegamento su rotaie, cioè dei treni in Sicilia, cioè siamo penso l'ultimo posto in Italia. Se andiamo a vedere una mappa di quella che è la rete in tutta Italia, arrivando a Roma ci si ferma, giù al sud cioè non esiste più nulla. E poi il discorso dell'aeroporto e quant'altro. Quindi come si può mai pensare di fare realmente promozione del territorio, sviluppo, quando di fatto mancano proprio le strutture basilari?
ma quello che fa riflettere molto è appunto il discorso, diciamo, della politica fatta ad alti livelli, perché poi concordo con quello che dice il consigliere Lachina, che in quanto rappresentante delle istituzioni si vergogna per la realtà che c'è, ma più che altro dovrebbero vergognarsi i politici che hanno permesso questo, perché lo scempio delle grandi opere incompiute, lo scempio dei lavori iniziati e mai completati e tutto quello che riguarda specialmente il Sud è la prova provata del disinteresse dei politici verso il territorio, perché non ha senso che un politico di Agrigento, che rappresenti Agrigento a Roma, e di questi politici ce ne sono stati negli ultimi 30 anni parecchi che si sono succeduti, nessuno ha più garantito il contatto con il territorio. Una volta preconfezionato il prodotto si spedisce a Roma, della provincia di Agrigento nessuno si interessa più. E così come Agrigento, ovviamente anche altre realtà della provincia sicuramente, ma noi, la provincia di Agrigento sicuramente è una delle ultime province, perché se ci spostiamo un po' più per esempio verso il Ragusano c'è una realtà diversa, verso il Catanese la stessa cosa, ma Agrigento, che ha una potenzialità di sviluppo economico importante, perché oggi si parla della Valle dei Templi che è patrimonio dell'umanità, si discute tanto della nostra Scala dei Turchi che è qua vicino, perché dico, la sentiamo nostra perché a due passi da casa nostra, e si parla anche qui di un sito di interesse da proteggere, patrimonio anche qui dell'umanità. E allora tutti questi grandi siti, abbiamo la riserva, ma quando il turista arriva in aereo e si ferma a Palermo c'è tanto da vedere, quindi quando viene ad Agrigento viene per visitare e andare, quindi quando il turista non resta non porta un apporto positivo in termini di sviluppo economico del territorio, perché l'aeroporto ce l'abbiamo a Catania o a Palermo, e quindi nessuno mai di questi politici ha ben pensato di realizzare l'aeroporto. Io voglio dire, da piccolo ho sempre sentito parlare di questo benedetto aeroporto e siamo cresciuti con questa illusione che l'aeroporto si farà bene, come lo stretto, come sullo stretto il ponte si farà, non si sa quando, ma dico c'è un disinteresse, quindi è sicuramente positiva questa cosa, speriamo che come dire, si possa realmente intraprendere un percorso serio e che a un certo punto anche le istituzioni si sveglino un pochettino per dare un po' più di dignità, perché di questo si tratta, di dignità a quello che è la nostra provincia, quindi non ci sono problemi insomma all'approvazione di questo tavolo tecnico per quello che può servire. Grazie consigliere, no, sono d'accordo con tutta, come conclusione sto facendo una riflessione stasera. Diciamo che tutta questa discussione per quanto riguarda le infrastrutture del sud, diciamo che forse l'unica forza politica nell'ultimo periodo che sta portando avanti questo processo, diciamo, sono 5 Stelle, sono le ragazze di 5 Stelle siciliane, non dobbiamo dire, compreso il vice ministro Cangellini che sta cercando di andare a realizzare la 640 e compagnia. Quindi un merito a queste ragazze, anche se siamo stati tutti contro loro, chi se ne darà? Questo è la mia conclusione. Quello al di là delle appartenenze politiche, al di là delle appartenenze, questa marcia degli indignati è assolutamente apolitica, quindi ci affidiamo, scusate signore, quindi ci affidiamo a tutti i nostri rappresentanti animati di buona volontà che portino avanti le promesse elettorali che hanno fatto finora, come diceva anche prima il consigliere Mazza. Dell'aeroporto ne sentiamo parlare da quando eravamo bambini, ma probabilmente anche chi è nato prima di noi ha parlato di collegamenti, di contatto, e quindi poi è chiaro che non essendoci più questi collegamenti, fare sviluppo economico o fare turismo diventa alquanto difficile e utopistico. Beh, ci sono altre valutazioni, diversamente passiamo alla votazione. Chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alzi.
consiglio approva all'unanimità, votiamo anche l'immediata eseguibilità in modo da poter consegnare la delibera domani stesso all'incontro con il vice ministro in prefettura. Quindi si vota l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alza. Consiglio approva all'unanimità, buona serata. Buona serata.